Devo dire che i tortellini in tutti i tipi di modi che vengano preparati per me sono uno dei piatti più buoni in assoluto. Io mi ricordo che quando passavo da Bologna per lavoro all'autogrill, mi sembra che era l'autogrill che si chiama proprio Rana, non lo so, non mi ricordo, prendevo sempre un bel piatto di tortellini fantastici, ripieni di carne, la cosa più buona del mondo, secondo me. E la mia non è pubblicità, perché fino adesso col canale non ho ricevuto nessuna offerta per fare delle pubblicità nei video. Quindi lo sto dicendo proprio spassionatamente, i tortellini sono veramente, i tortellini con la carne, ripieni di carne, sono una cosa fantastica. E c'è, adesso arriva la guerra del tortellino, tortellino senza maiale. Quello che viene adesso definito il tortellino dell'accoglienza, quindi la variante con pollo al posto del maiale, che la Curia di Bologna proporrà venerdì per la festa di San Petronio, il patrono della città di Bologna. Contro la novità, oggi anticipata da alcuni quotidiani, si sono scagliati Matteo Salvini e Giorgia Meloni. E anche i candidati proprio della Lega e Fratelli d'Italia alle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna che si terranno a fine gennaio. Sapete che la prima elezione sarà quella dell'Umbria il 27 di ottobre e poi scaglionate nell'arco di un bel po' di mesi ci saranno le elezioni in tutte le altre regioni e saranno proprio una fotografia del sentore degli italiani. Naturalmente bisogna contestualizzarle, come dicevo in altri video. Ovviamente un'elezione, non so, a Napoli potrebbe, in Campania vincerebbe il Movimento 5 Stelle che lì è forte, un'elezione in Toscana vincerebbe il PD o Renzi, chi lo sa, in Veneto vincerebbe la Lega, quindi bisogna anche contestualizzare quando si leggeranno quei risultati. Quindi Bologna, la patria del tortellino, indiscussa patria mondiale del tortellino. Che alla festa proprio del patrono ci sia il tortellino dell'accoglienza, risulta proprio indigesto a molti politici, soprattutto, indovinate da che parte? Centrodestra. E indovinate chi è a favore del tortellino dell'accoglienza? Non ve lo dico, ma voi potete scriverlo qui sotto nel video. E il vescovo di Bologna, per rispetto, fa i tortellini senza carne di maiale. È come dire il vino rosso in Umbria senza l'uva, perché il tortellino senza la carne di maiale è un'altra cosa. È un'altra cosa. Provare per credere. Chi è che diceva? Chi era? Aiazzone, no? Se non sbaglio, Aiazzone è fallito, perché sembra che sto facendo delle pubblicità al tortellino e ad Aiazzone. Non è pubblicità ai tortellini, ma è semplicemente un mio piatto preferito e neanche ad Aiazzone perché ve lo ricordate, Aiazzone è fallito. Io mi ricordo che arrivava a casa da mia mamma, a casa mia arrivava il catalogo di Aiazzone e arrivava anche il catalogo del Postal Market, vi ricordate? Aiazzone e Postal Market non esistono più. Quante pubblicità ci siamo sorbiti di Postal Market da Aiazzone, ve le ricordate negli anni 80? Oserei dire i mitici anni 80, irripetibili, irripetibili. E Matteo Salvini, il capo della Lega, sulla proposta del cardinale Matteo Zuppi di tortellini al pollo al posto che di maiale, dice: Ma vi rendete conto? Dice Salvini, stanno cercando di cancellare la nostra storia, la nostra cultura, dice l'ex vicepresidente del Consiglio. E fa eco anche la candidata Lucia Bergonzoni, proprio del centrodestra, che dice: Snaturano anche i tortellini, pur di ammiccare all'Islam, che vergogna. Perché questo? Attenzione. Svelato che il centro-sinistra è per i tortellini modificati? Perché? Perché? Dai, ve lo chiedo, perché? Voi che mi seguite ormai da tanto tempo, perché il centronistra, il centrosinistra fa l'occhiolino con i tortellini, perché spinge per far votare i sedicenni, per racimolare voti, voti, voti. Pensano ingenuamente di battere Salvini facendo
facendo i tortellini o facendo votare i sedicenni. Sono migliaia di voti, ma non sono milioni di voti. Non sono milioni di voti. Non è così che si vincono le elezioni modificando i tortellini, care le mie belle facce allegre di Bologna. Non è così che si vincono le elezioni. Le elezioni si vincono con delle proposte, essendo concreti, non fumosi, non aprendo le porte incondizionate all'immigrazione illegale, come dice il 90% degli italiani, ma voi fate l'opposto di quello che pensano gli italiani. Ma questa è la fortuna del centrodestra, che voi fate l'opposto di quello che dicono gli italiani. E la Borgonzoni, fedelissima del capo Salvini, dice: questa per certi è integrazione, per me è un'offesa alle nostre tradizioni che nulla ha a che fare con l'integrazione. E poi dice: bastava fare i tortellini, i tortelloni, se volevano essere più Islam friendly, ma poi non avrebbero avuto un po' di polemica da esibire e non avrebbero offeso la cultura di un'intera città. Basta fare i tortellini o i tortelloni, o comunque dire: se non ti piacciono i tortellini, mangia un'altra cosa. Voi volete che alla festa del patrono ci siano solo tortellini? Ci saranno un sacco di cose da mangiare, ma andare a pensare di modificare il piatto tipico bolognese famoso in Italia e in tutto il mondo per farne il tortellino dell'accoglienza, per me fate veramente pena. Anche il candidato Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia dice: il rispetto passa dall'accettazione da parte di chi arriva anche delle piccole tradizioni locali, non della loro rinuncia da parte della comunità che accoglie. Chi cede oggi sulle piccole identità, a maggior ragione cederà domani sulle grandi identità, senza ombra di dubbio. Ma sentite questa: qual è la versione alternativa al tortellino ripieno di carne di maiale? È quello di farlo ripieno di pollo, parmigiano, ricotta e uova. Questa variante la possono mangiare tutti, sia chi non mangia il maiale per motivi religiosi, ma anche le persone più anziane che preferiscono stare leggeri, spiega Paola Lazzari Pallotti, presidente dell'associazione Sfogline, che ha messo a punto la ricetta. Cara Pallotti, questa è una palla, è una bugia, Così le persone anziane possono stare più leggere, ma mi verrebbero tante cose da dire che non posso dire, mannaggia la pupazzola, per fare stare più leggeri gli anziani, il tortellino dell'accoglienza, ma vergognatevi. Il canale di Bologna è nuovo, non è stato ancora eletto, sarà sabato, è prevista l'ordinazione a Roma, quindi adesso è arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi sarà poi cardinale ed è arrivato subito con la sua panzanata, giusto per magari qualche titolo sui giornali, svendendo il tortellino. Ma poi arriva il mortadella, il nostro caro Romano Prodi. Vi ricordate come parla? No? E Prodi che dice su questo? Secondo voi qual è l'opinione di Prodi? Dai, provate a immaginare. Cosa dice lui? Perfetto. Ma vergognati anche tu. E il mortadella replica anche a Salvini, dice: le nostre sono tradizioni di libertà. Se Salvini dice che con la libertà si offendono le tradizioni, bella frase Romano Prodi, veramente una grandissima frase. E poi aggiunge l'importante che il tortellino non sia obbligatorio, il tortellino di pollo. Ma che cosa vuol dire non sia obbligatorio? Ma non dovete farlo il tortellino di pollo, il tortellino va fatto con la carne di maiale. Chi non vuole il tortellino gli scrive, la persona che non lo può mangiare, che non lo vuole mangiare, dice: il tortellino è la ricetta classica, se non lo vuoi mangia, c'è un secondo, ci saranno, sai quanti primi ci saranno alla festa del patrono? Ma sapete quanti primi differenti ci saranno? Non vuoi i tortellini? Bene, mangia un'altra cosa. È come se un giorno per una religione non mangiano la pizza perché c'è la mozzarella, noi togliamo la mozzarella e gli mettiamo la margarina. Facciamo a una festa la pizza con la margarina, e te la devi mangiare anche tu italiano, la pizza schifosa con la margarina, per non offendere altre persone. Ma vi rendete conto
che livello è l'Italia? Ma dalle altre parti del mondo, in Europa, ma mica sono così zerbini come siamo noi. Un paese zerbino finisce male, attenzione, un paese che si comporta come zerbino verso gli stranieri. Attenzione che gli stranieri non sono come noi. Noi siamo zerbini, ma gli stranieri esigono poi che tu tolga il crocefisso, esigono questo, esigono quello. C'era la notizia ieri che non ho ancora letto, che alcuni vogliono la carne di un certo tipo a scuola, stranieri, vogliono, esigono. Noi facciamo gli zerbini e chi arriva da noi esige, questa è la differenza. E noi continuiamo a fare gli zerbini che ci andrà molto bene in un futuro. E poi interviene anche, scusate, il sindaco Virginio Merola, ovviamente di centrosinistra, e dice, ma i tortellini restano con la ricetta depositata. Bravo, bella frase, veramente, mi vengono i brividi, E poi risponde a Salvini, faccia un giro a New York dove li fanno al pollo e conditi con i piselli. Che sciocchezza, cosa c'entra New York? Cosa c'entra New York? Ma guardate come fanno la pizza nel mondo, ma cosa vuol dire? I tortellini li stiamo mangiando in Italia, alla festa del patrono a Bologna, dove nascono i tortellini, e vada a vedere a New York che li fanno con... Ma chi se ne frega di New York? Ma non avete mai... Non riuscite mai a capire quando è l'ora di star zitti? Non riescono a capire il perché perdano i voti, proprio per questo. Ma come vi può un italiano... votare un sindaco di centrosinistra quando denigra il suo prodotto principale della cucina bolognese e dice vai a vedere a New York, ma cosa stai dicendo? Ma cosa state dicendo? Poi non è finita, il sindaco aggiunge, oltre faccia un giro a New York dove li fanno al pollo e conditi con i piselli, o dice a Trump di chiudere quei ristoranti visto che sono alleati, o si rassegna al fatto che nella vita le cose cambiano e le tradizioni si rispettano anche cambiando qualcosa. Mamma mia, che squallore, ma voi dal canale che seguite da Firenze, ma avete votato persone che dicono queste cose qua? Vai a fare chiudere i ristoranti negli Stati Uniti, dillo a Trump che siete alleati, ma che frasi senza né testa né coda, squallidissime, che squallore. E poi arriva Pupi Avati, che io adoro i suoi film, come ad esempio uno dei più belli secondo me, Regalo di Natale e Rivincita di Natale, Delle Piane, che è morto purtroppo ultimamente, a Battantuono, bellissimi quei film, e tanti, tanti altri di Pupi Avati. Pupi Avati dice, anche se sono un fan del vescovo Zuppi, questa volta non sono affatto d'accordo con lui. Il ripieno del tortellino deve essere rigorosamente di maiale e non si può abolire il maiale per una questione religiosa. Mi sembra un tradimento delle peculiarità della nostra cucina e dei nostri sapori. Anche il regista bolognese Doc Pupi Avati interviene appunto sulla questione del tortellino, dell'accoglienza. La ricetta è quella che non va reinterpretata. Mortadella e lombo di maiale, parmigiano. La ricetta tramandata dalle nostre bisnonne alle nonne, da loro alle nostre madri. Perché modificarla? Le tradizioni sono il nostro punto di forza. I musulmani o credenti di altre religioni, dice Pupi Avati, che non possono mangiare il maiale, hanno la possibilità di mangiare altro. Possono scegliere altri piatti che non contengano il maiale. Il risotto ai funghi, per esempio. Fantastico, il risotto ai funghi, mi sta venendo fame. Attenzione, non mangi i tortellini, come dice Pupi Avati, mangiati il risotto ai funghi. Una delicatezza. Il risotto ai funghi fatto bene è fantastico. A questo punto io li mangerei tutti e due. Se potessi andare... Alla festa del patrono ordinerei, al posto che il secondo, io spesso ordino a volte due primi quando sono in giro per lavoro, due primi, tortellini non modificati e risotto ai funghi. Grazie per avermi ascoltato e vi rimando al prossimo video. Arrivederci.